Ma quanto ci si mette a fare Milano-Roma con una macchina elettrica? Non lo so, però ora parto. Orario di partenza, 00:49. Macchina carica al 100%, ti dice che possiamo fare 270 km, ma vi assicuro che non saranno mai 270 km effettivi. E orario previsto di arrivo, 6:53 del mattino. Sei pronta, amore mio? Primo pit stop, ore 2:36 e... quindi siamo partiti esattamente da 2 ore. La mia macchina al 19% e per la mia macchina abbiamo fatto 235 km. Ma in realtà, come potete benissimo vedere, ne abbiamo fatti solo 150. Dopo esattamente 50 minuti abbiamo caricato la macchina, è arrivata al 95%, quindi siamo pronti a partire e l'orario previsto di arrivo si è aggiornato alle 7:41. Ok. Lei nel mentre si è fatta una bella doccetta. Dopo un'oretta mi sono rifermata perché il sonno si faceva sentire e ne ho approfittato per ricaricare la macchina, insomma. Facciamo la nostra ricarica veloce e via. La ricarica è prevista per 1:10, insomma. Macchina ricaricata nel mentre si è fatto un po' di luce, insomma, mattina. E possiamo partire. In teoria questa era la penultima tappa, ok? Mancano 300 km, ovvero 3 ore, orario previsto aggiornato alle 9:15. Per iniziare i problemi perché ho 50 km di autonomia e io non penso che ci sia entro il raggio di 50 km un autogrill con il caricatore. Lo sacolino è stata un'impresa, ho la macchina al 19 e mi manca l'ultima ricarica e mi mancano 140 km, vi giuro questa è l'ultima, ma ho la macchina al 19 e sono esattamente le 8:15. Se avessi avuto una macchina normale sarei a Roma già da 2 ore, eppure sono ancora qua. Nel mentre noi ci siamo fatti un riposino e alla fine siamo ripartite e l'orario finale di arrivo è stato alle 10:20. Quindi tirando le somme, se vuoi fare un viaggio da Milano a Roma con una macchina elettrica ci metterai 3:20 in più senza fare tappe in più, cioè nel senso oltre a quelle delle ricariche. Quindi ore totali che ci ho messo ad arrivare in teoria erano 6 e noi invece ci abbiamo messo 9:30. Dai.